Allora, oggi siamo nel comune di Venosa con la sindaca Mariana Iovanni. Buonasera sindaco e ben arrivata. Buonasera, grazie mille per l'invito piuttosto. Allora, sindaca, le farò un po' alcune domande e la mia prima domanda è se nel vostro comune sono già stati girati dei film o dei cortometraggi che lei sappia. Allora, nel dicembre 2018 è stato proiettato, beh, in realtà è stato mandato in onda addirittura il 3 gennaio 2019 su Rai 1, quel Wine to Love. Sì, un film per la televisione. Girato completamente a Venosa. La protagonista era Ornella Muti. Ornella Muti e sua figlia. In realtà i protagonisti erano l'amore e il vino, che sono due caratteristiche davvero molto molto particolari e tipiche del nostro territorio. Voglio ricordare prima di tutto a me stessa che tra le varie ipotesi dell'origine del nome Venosa c'è proprio Venusia, da Venere, da Venus, la dea dell'amore. E quindi non a caso poi nel corso del tempo ci furono grandi storie d'amore qui a Venosa. Federico II sembra si sia innamorato a Venosa proprio di Bianca Lancia, dell'unica donna che lui amò veramente. Insomma, questo legame con l'amore e questo legame con il vino è stato messo a livello, trasformato come prodotto cinematografico in questo film mandato in onda su Rai 1. Fantastico, allora sicuramente è un posto che, diciamo, di cui ci si può innamorare facilmente, diciamo, il vostro comune. Dico anche un'altra cosa. All'inizio di quest'anno, Federico Moccia, il regista, rilasciò un'intervista. Non ricordo se sul quotidiano o sulla Gazzetta del Mezzogiorno, sul mattino. Allora, l'incompiuta di Venosa, dove gli amori possono diventare per sempre. Guardi, Wow. glielo giro, per me è meraviglioso. Allora dobbiamo stare attenti perché se veniamo venose ci innamoriamo tutti, non ce ne andiamo più. Nell'incompiuta è certo, e diventa infinito, come l'incompiuta. Caspita. Garantito. E allora ci parli un po' di queste meraviglie che avete nel vostro comune, di cui ci si può innamorare, quindi a livello paesaggistico, culturale, architettonico. Ci racconti un po', diciamo, il suo comune. Allora, spero di non commettere l'errore di trasformarvi questo racconto in un documento archeologico, in documentario archeologico. Quindi, perché se dovessi parlare di archeologia, dovremmo partire dalla preistoria, dovrei partire dal Parco Paleolitico di Notarchirico, dove ogni anno arrivano archeologi dalla Francia, dal Museo di Storia Naturale di Parigi a scavare, perché la Francia attenziona Venosa dal momento che qui sono state trovate le tracce del primo Homo erectus europeo, oltre 600.000 anni fa. Ma se dobbiamo analizzare un posto che, come dice lei, possa coniugare la bellezza il fascino del tempo con la bellezza del paesaggio, io partirei proprio dal parco archeologico, quello d'epoca romana. In località San Rocco, perché è fantastico, si attraversano i secoli e si sentono le voci e si è immersi in un paesaggio straordinario. Dopo aver superato terme, case romane, un battistero paleocristiano della fine del V secolo, si entra in quella che appunto è una chiesa mai portata a termine, l'incompiuta, che non a caso ha colpito tantissimo un regista come Federico Moccia.
Perché quella chiesa, iniziata soltanto nell'ultimo quarto dell'undicesimo secolo, del dodicesimo secolo, che cosa produce? Produce una sensazione fantastica. Si entra e ci si trova all'interno di un posto che ha per pavimento il prato, per tetto il cielo e per pareti il tempo, già che è costruita, almeno iniziata a costruire, con materiale di spoglio di altri monumenti preesistenti. D'epoca romana, ma ci sono anche tracce provenienti, per esempio, da alcuni luoghi di sepoltura ebraici. Ci sono tracce della presenza longobarda qui a Venosa. Insomma, e poi ci sono due lapidi che ricordano i gladiatori che appartenevano ad una scuola gladiatoria che avevamo qui a Venosa. Di cui si ricorda il nome, la specialità, il numero delle vittorie, insomma, è un viaggio nel tempo che non finisce mai. E il nome stesso incompiuta ti avvolge in una parabola di infinito. E È qui una invece. viaggio nel tempo, diciamo, nel Sì, lì c'è passato. storia, lì c'è tempo, lì c'è racconto, lì c'è vita, lì c'è morte, lì c'è tutto. Certo, e quindi sarebbe, diciamo, un luogo interessantissimo per diciamo, stuzzicare così l'immaginazione e la creatività dei filmmaker e potrebbe diventare eventualmente un set vero e proprio, ammetta. Vero e proprio. E poi c'è anche un altro luogo di particolare interesse che è meno noto perché è interdetto ancora al pubblico, perché è ancora cantiere. Il castello di Venosa, costruito nel 1470, c'è una torre in particolare, una torre destinata ai prigionieri, agli uomini, perché c'erano due torri per prigionieri, una per le donne e l'altra per gli uomini. Quella per le donne è distrutta e non ha conservato nulla, ma la torre destinata ai prigionieri, di sesso maschile, diciamo, gli uomini, ha lasciato diverse tracce scritte. Questi prigionieri incidevano con chiodi, con resti di qualsiasi tipo, incidevano sulle pareti, incidevano, cosa disegnavano? Degli uccelli, perché erano La libertà. esattamente, desideravano tornare ad essere liberi, e disegnavano, incidevano su dei graffiti che rappresentavano degli uomini impiccati, perché era il metodo, sì, la pena che avrebbero, sì, disegnavano dei crocifissi, e poi tante scritte, alcune ricordano essenzialmente il nome del prigioniero, la data, poi ci sono altre un po' più lunghe, ma una in particolare recita così, del 1508: non fidatevi mai di donna alcuna perché io a causa di una di queste sono rinchiuso qui dentro. Aia. Bene. Ci fa piacere. Tralasciando la logica sessista che sottende questo discorso, storia che interessa e che potrebbe ricostruire. No, è un viaggio catarchico che si fa all'interno perché tu passi attraverso un corridoio molto stretto, in un luogo molto buio, tra uccelli, crocifissi, impiccagioni, scritte del genere, e poi arrivi in alto, vedi la luce, vedi un paesaggio maestoso, vedi il vulture sullo sfondo e ti sembra di fare davvero un percorso catarchico. Dopo tanto buio vedi la luce e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Diventa un vero e proprio film, è solo il percorso, diciamo, all'interno. È un vero e Esattamente. proprio film. No, ma infatti con l'assessore alla cultura immaginavamo un percorso sensoriale all'interno, suoni di catene, Certo. rumori di queste, insomma, sì, è un percorso, già il solo percorso diventa un racconto vero e proprio, narrativo, segue una narrazione molto Certo. toccante. Chissà, magari con i ragazzi di Cinema da Mare riusciremo a rendere giustizia eventualmente a questi luoghi, raccontarli da un punto di vista diverso. Magari. E mi dica, Sindaca, ci sono dei giovani filmmaker o delle persone che si occupano di questo ambito nel vostro comune? Sì, cioè purtroppo non lavorano qui.
Purtroppo i Certo. ragazzi non E lavorano. sono andati via. Purtroppo, e sarebbe davvero importante farli tornare. Beh, magari portando il cinema da voi si potrebbe avere un Infatti, le ritorno. dirò, sono tanti, però sono tutti fuori, lavorano tra Roma e Milano. Certo, però diciamo che la terra che li ha cresciuti gli ha dato questo amore per la bellezza e per le storie, perché appunto di storie ne siete ricchi. E secondo lei potrebbe essere una cosa ben accetta, diciamo, dai vostri cittadini, un festival come Cinema da Mare? Potrebbe essere una cosa che potrebbe essere, diciamo, di interesse, ecco. Li facciamo recitare tutti. Assolutamente, Anche lei, sindaca, la mettiamo nei nostri film, si attenta, eh. piacere, non mi sottraggo. Brava, così ci piace. Secondo noi c'è Orazio, il nostro concittadino, illustre concittadino, che tra le sue satire ha realizzato delle vere e proprie opere che pot se potessero essere trasformate in opere cinematografiche, cioè la satira sullo scocciatore, per esempio. Cioè, qual è un. E se venisse messo in scena, ma veramente, altro che film, è fantastica, è di un divertente assoluto. Quindi ce la portiamo dentro un po' Sì, questa vena artistica da poeti, lo attori. vedo, sì. E poi la ricchezza e la bellezza del luogo che ci Del ospita, territorio aiuta. in cui viviamo, aiuta tanto. Aiuta tanto. Quindi Domani, veniamo domani. Preparatevi, invadiamo il vostro comune subito. Bene, sindaco. ci potrebbero essere anche fati e fate folletti in quel di Boscomonte. Ah, sì? Noi la chiamiamo Montalto, Montalbo, perché era la punta, la vetta più alta di Venosa che diventava bianca alla prima neve. E lì abbiamo i resti di un monastero molto antico di suore benedettine. E poi c'è un paesaggio meraviglioso e sembra essere un antico lucus romano d'epoca romana, perché da lì i romani attingevano la fonte principale dell'acqua, alla quale poi incanalare tutto il resto dell'acquedotto. E il lucus in epoca romana era un'ampia radura di verde in cui campeggiava quella luce degli dèi, ed è un luogo che riecheggia tutto questo. Veramente il contatto della natura con la natura è molto forte, con la natura e con la storia. E con l'assessore Immagino. alla natura quest'estate abbiamo ospitato una bellissima manifestazione. Ci sono stati degli attori da Caserta, Teatro dell'Orco, tra fate, folletti, hanno messo su quattro quadri di favole, le favole nel bosco con i bambini. Gli attori erano straordinari, con vestiti davvero sorprendenti. Io le volevo far vedere i volti dei bambini, catturati da Da tanta questa sera. arte, immersa in un paesaggio meraviglioso come Boscomonte. Beh, ci credo, avete veramente tante risorse che fanno scoppiare la testa di creatività. Siamo soltanto Ecco. ancora da scoprire. Venite a scoprirci. Infatti, questo è che stavo per chiedere, Sindaco. Allora, se ha un messaggio per i nostri ragazzi, cioè, noi benvenga. Allora, Venosa è qui. Venosa è questa perla lucana che merita di essere scoperta, apprezzata, vissuta. Quindi noi vi aspettiamo a braccia aperte, a cancelli aperti e pronti a mostrare tutto lo splendore della nostra terra, del nostro passato, del nostro paesaggio. Che siate benvenuti. Grazie, e noi non vediamo l'ora di raccontare il vostro comune tramite le nostre telecamere. Grazie, grazie mille. Grazie.